C'è il derby allo stadio Angelini, Chieti sempre a caccia del primo successo interno e Pineto afflitto da pareggite nelle ultime 5 partite. Pomante vuole i 3 punti e si affida all'estro di Minnozzi e Barlafante a supporto di Cardella. Mentre prosegue l'emergenza in difesa per il Chieti, torna il capitano Aquilanti ma si ferma pure Pietrantonio, così Lucarelli deve arretrare Mariani in un ruolo insolito. Subito Verna protagonista con questa incursione centrale in attacco, ancora panchina per Akamadu dal primo minuto in campo, Fabrizi e Orlando. Pericoloso anche il Pineto con Minnozzi che qui si gira e conclude. Minnozzi, autore di una prestazione da incorniciare, ma sul fronte opposto cresce l'intesa tra Orlando e Fabrizi, con quest'ultimo che non arriva all'appuntamento con il pallone e consente al Pineto di salvarsi, anche se il Chieti continua ad offrire al pubblico dell'Angelini diverse ottime giocate. C'è grande intensità in campo, cresce il Pineto che sfiora il gol dell'1-0 con questo colpo di testa di Pezzotti che si infrange sulla traversa, un vantaggio solo rimandato perché Federico Barlafante trova il pertugio giusto e realizza il gol che fa esultare Marco Pomante. 1-0 del Pineto poco prima dell'intervallo e Minnozzi avrebbe nella ripresa la possibilità di realizzare il 2-0, salvataggio sulla linea, ma da qui il Pineto andrà in difficoltà perché c'è il prepotente ritorno del Chieti che si esalta, sostenuto dalla curva Volpi, con la rete di Mattia Di Mino, destro a incrociare, non può nulla Mercorelli, risultato di parità, si torna sull'1-1 e possono esultare i tifosi del Chieti. D'applausi il secondo tempo della squadra nero-verde, un intervento strepitoso da parte di Mercorelli sul calcio di punizione di Mele e la deviazione di testa di Fabrizi, ma ora il Pineto sembra in difficoltà, il Chieti insiste alla ricerca della prima vittoria davanti ai propri sostenitori, ma arriva la beffa negli istanti finali del recupero con questo gol di Francesco Del Mastro, appena entrato in luogo di Barlafante. Il Chieti perde ancora in casa nonostante una buona prestazione, ma spietato, decisivo il 18enne Del Mastro che gela lo stadio Angelini. Il derby è del Pineto. La squadra oggi è stata una squadra viva, ha tenuto testa all'avversario per tutti i 90 minuti e poi alla fine insomma abbiamo perso, ma non possiamo non notare che oggi la prestazione c'è stata, la squadra ha giocato assolutamente bene, ha giocato alla pari col Pineto, anzi nel secondo tempo la partita la potevamo vincere, poi il calcio è così, se arrivi alla fine della partita che pareggi 1-1 l'avversario ti può mettere anche in difficoltà, come è successo oggi, nei minuti di recupero ha segnato. Chieti ha giocato meglio nel secondo tempo, il Pineto si è reso più pericoloso nel primo. Però va detta una cosa, che il portiere del Pineto ha tirato fuori una palla che era un gol praticamente, realizzando un grandissimo intervento, e quindi va bene così, insomma lo sport capita che si vince, capita che si pareggia e che si perde. Purtroppo all'Angelini le cose continuano ad andare in senso negativo, non lo so, sarà forse l'ambiente, che il campo che non porta particolarmente bene. Noi adesso stiamo ragionando su un riassetto generale della squadra, perché comunque la difesa avete visto che ha fatto bene anche oggi, e sono 4 partite che la difesa sta giocando benissimo con ragazzi del 2002, e oggi è entrato su sì, il 2003. Quindi io non guarderei tanto la difesa come problema principale, perché anche Mariani oggi in difesa ha fatto un'ottima partita, insomma diciamo che credo che la squadra si debba rinforzare, però sapete il mercato di dicembre è sempre molto complicato, siamo attenti su profili chiaramente del livello di Orlando, oggi avete visto insomma che partita ha fatto Luca, e quindi se dobbiamo rinforzare la squadra dobbiamo prendere dei profili che siano effettivamente che facciano innalzare il livello. Comunque penso in settimana gli altri, non Bassini ma Dondoni, dovrebbe ricominciare ad allenarsi, quindi adesso vedremo un po' cosa succederà. Però non credo che in questa squadra il problema sia la difesa, insomma, perché per quello che ha fatto vedere, come ha tenuto testa al primo tempo, il Pineto ha schierato i 3 punti forti, Minnozzi, Cardella e Barlafante, tutte e 3 nel primo tempo, e mi sembra che insomma il Chieti, al di là del gol sfortunato che ha preso,
la difesa non abbia demeritato, quindi io non mi concentrerei tanto sulla difesa, che non credo che sia il reparto in questo momento da rinforzare in questa squadra. Trevisan, al di là del risultato possiamo dire che comunque questa è stata la miglior partita del Chieti in casa? Ma sicuramente sì, io penso che oggi se avessimo vinto non avremmo rubato niente, però è chiaro che diciamo avevamo comunque di fronte un avversario di valore, al di là che veniva da una serie di prestazioni un po' sfortunate, perché il Pineto avrebbe probabilmente meritato di vincere qualche partita in più nelle ultime 6 partite che ha giocato, però il calcio è così, se finisce, se a un minuto alla fine stai 1-1 e gli avversari ti bucano, perdi, è inutile commentare. Loro hanno vinto, bravi, complimenti per la vittoria, anche perché voi sapete che col Pineto abbiamo un ottimo rapporto a livello di società, quindi sono stati bravi a crederci fino in fondo. C'è stato un primo tempo giocato alla pari, giocato a viso aperto tutte e due le squadre, abbiamo avuto entrambe le squadre occasioni per fare gol. Poi noi sinceramente dopo l'1-1 loro siamo usciti fuori dal campo e non abbiamo giocato più a calcio, non abbiamo più difeso. Però penso che è di fronte a una squadra che, io l'ho detto pure al mister, è una squadra organizzata, una squadra che gioca benissimo a calcio, una delle migliori che ho incontrato in questo girone. Però c'è anche da dire che a noi serviva una vittoria, perché noi vedevamo da 6 partite dove meritavamo tutte e 6 le partite, forse in una un pareggio, ma nelle altre 5 dovevamo stravincere, perché dovevamo dominare le partite dove meritavamo di vincere. Però io l'ho detto, ragazzi, oggi serviva una partita sporca, una partita anche difensiva, perché noi l'obiettivo nostro non era né giocare bene né giocare male, ma era portare a casa i 3 punti, perché oramai era un mese e mezzo che il Pineto non vinceva e ci è riuscito. Io ho detto ai ragazzi nello spogliatoio che per noi oggi inizia un nuovo campionato, adesso giustamente dobbiamo, è giusto anche festeggiare questa vittoria, perché è vero che non è stata meritata al 100%, però i ragazzi ci hanno creduto, hanno sofferto e fortunatamente abbiamo vinto.